grande malattia, grandissima malattia, tumori maligni o benigni, diarree continue, dolore schiena, gambe molle, insomma, e altre malattie. Per 2 giorni che devono lavorare alle urne. Chiunque va a lavorare alle urne per dargli i tesserini per votare, loro saranno ammalati. Ora scegliete voi se volete scegliere essere ammalati oppure vi state a casa e quei 2 giorni gli dite: oggi mi sento male, non posso venire. Rifiutate di andare alle urne a lavorare. Cacarella, dice Mercurio Fredde, vi viene. A diarrea vi viene. Ma continua. Continua. Non 2 giorni, 3 giorni. Diarrea continua. Per sempre. Perché? Perché vi sto avvisando, perché Dio ha avvisato a me e io avviso a voi. Io sono un portatore di ciò che Dio mi dice, dico a voi. Non è che Dio vi vuole fare ammalare, voi vi volete ammalare, perché non ascoltate le parole che Dio vi trasmette. Non hanno capito che devono bere acqua bollita. Il fratello Fredde ve lo dice: non avete capito che dovete bere acqua bollita. Ciao fratello Salvatore, ti sto aggiungendo. Oggi, se capite questa informazione, avrete salute, ricchezza. Vi arriverà lo stipendio a casa al conto numero se fate quello che vi sta dicendo Dio attraverso me. Non dovete votare più e vedremo se questi deputati, dato che non ci va nessuno a votare, se loro dicono che hanno i voti sufficienti per andare a patipolo, perché sarà il patipolo poi. Perché non possono dire abbiamo ricevuto tanti voti se non c'è nessuno che va a votare. In sostanza devono dimettersi prima di presentarsi. Sì, fratello. Fred dice: loro ci mettono dentro tè e tisane perché non voglio fare sapere che è solo l'acqua bollita che fa bene, fa guarire, altrimenti le farmacie e i medicinali non ne vendono più. Avete capito? Fred, da quando lui e sua moglie bevono l'acqua bollita, sua moglie è guarita, e anche lui, da tanti problemi. Cosa fa l'acqua bollita? L'abbiamo spiegato. Uccide tutte le cellule estranee del nostro organismo. Qualsiasi cellula estranea muore. E passa dentro un altro profilo, se mi blocco. Passa dentro un altro profilo, può darsi che non prenda bene quel telefono. Tanto ci sono altri telefoni. Fatti un salto in padella, passa in un altro profilo. Gloria a Dio.
ti sto salutando, fratello Salvatore. Sali. Bene, adesso che abbiamo concluso tutte queste informazioni, prendete la Bibbia nel Matteo 24, capitolo 24, che adesso pregheremo, così avete tempo di cercarlo. Chi si mette a pregare normalmente è in ginocchio. L'unica soluzione è abbassare le ginocchia davanti a Gesù. E poi quello che volete fare, fate. Ma la cosa più importante è inginocchiarsi e chiedere perdono a Dio attraverso Gesù. Le altre cose non contano più, non contano più. Quello che conta è che noi ci siamo sottomessi. Nel momento che noi abbiamo piegato le ginocchia, noi dentro di noi abbiamo accettato di essere sottomesso davanti a questo Dio attraverso Gesù. Poi, se avete di dirgli Gesù, perdonami, glielo dite pure. Se avete da piangere, piangete pure. Se avete da dirgli una grazia, gliela dite pure. Ma dopo che vi siete inginocchiati, chiaro? Prima vi dovete inginocchiare e poi chiederete quello che volete. Se non vi inginocchierete, mai guarirete, mai, mai e poi mai. Perché c'è blocco dentro di voi, il vostro cuore è bloccato, perché vi siete vaccinati per questo virus 19, avete bloccato le vene del vostro cuore. Questo vaccino era l'ultimo che ci voleva dopo tutti questi peccati che avete addosso. Ci voleva questo vaccino per bloccare le vene del vostro cuore. Sì, fratello Fred, glielo sto dicendo. Ce l'ho detto un poco ardito anche. Ardito ce l'ho detto. Pace, fratello Salvatore. Bene. Pace, Angelo. Pace, fratello. Mentre adesso siete in ginocchio. Una santa serata. Grazie, fratello. Dio ti benedica. Una santa serata. Preparati la Bibbia, se ce l'hai. Matteo 24. Mentre sei disponibile. Adesso che avete capito che senza Gesù siamo morti, senza Dio noi non contiamo più, abbiamo perduto l'equilibrio fisico, abbiamo perduto tutto. Sì, fratello Fred, scrive, le chiese sono la rovina per molta gente, è vero. Mi avevo dimenticato di dirvelo, non seguite più immagini dentro le chiese, non seguite la Madonna, la statua. Volete amare la Madonna? Amatela lassù, in spirito. Volete amare Padre Pio? Lassù è. Le statue, mollatele. Qualsiasi santo che volete amare, amatelo in spirito. Non vi piegate davanti le immagini, perché
Dio vi colpisce. Sta scritto? Sta scritto in Esodo 20 i 10 comandamenti. Io sono il Signore Dio vostro che vi ho fatto uscire. Matteo 24. Dal capitolo, dal versetto? Inizio, dall'inizio. Ah, all'inizio, ok, Matteo. Matteo 24. E qui dice in Esodo 20, io sono il Signore Dio vostro che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto. E dato che io sono il vostro Dio, non voglio altri dei accanto a me. E voi che cosa avete fatto? Non voi, gli altri vi hanno costruito delle statue e vi hanno fatto capire di inginocchiarvi davanti alle statue. Avete peccato. Freddy dice, e ti chiedono soldi a forza, oggi una volta se volevi ti alzavi e facevi un'offerta volontaria, oggi invece ti spingono sotto il muso il cestino per fare un'offerta forzatamente e tu la fai perché ti senti a disagio in mezzo alla gente. Bravo! Vedete, il fratello Freddy ha detto proprio l'istinto che ci è venuto. Vi portano la cesta davanti e voi per non sentirvi a disagio mettete la mano in tasca e fate la mossa di dare se la date. Non sono amministratore. Non sei amministratore, sì, sono nuovi questi, ti faccio subito. Subito me lo devi dire, ce ne sono altri, poi ci passi. Sì, non posso far salire Freddy, fratelli, capito? Sì, sì. Ma se non posso fare, anche se devo guardare qualcuno che devo mandare sì, fuori, ma posso vedere. Subito me lo devi dire, che ti ci fa? Nelle altre live, quando hai tempo, poi ci passi, quando finiamo, prima che te ne vai, ti faccio pure amministratore, va bene? Avete capito qual è il problema delle vostre malattie? Che voi avete adorato le statue. Il Venerdì Santo vi siete messo dietro la statua di Gesù Cristo e della Madonna a camminarci dietro. È assurdo. Gesù è vivo. Non muore il Venerdì Santo ogni anno. E a Pasqua risorge. E a Natale nasce. No, Gesù Cristo è dentro il nostro cuore. E lo Spirito Santo è qui, alla radice del naso, che guarda tutto. Anche quando siamo sotto le coperte, lui ci vede tutto, al buio, profondo. Anche spegnete la luce e vi coprite con la coperta. Pace, Samantha, Rossi, amore mio. Allora, Salvatore, invita il fratello Fredde che vuole passare nella live che sei tu. Va bene? Ce l'hai come amico Fred? Salvatore? Ti sento, dimmi Angelo. Allora, ti sento nelle cuffie, però, c'ho le cuffie Bluetooth. Ti sento nelle cuffie Bluetooth. Allora, invita il fratello Fred qui dove sei tu, così passa qua. Sì. Va bene? Allora, l'inizio della parola stasera è la distruzione di Gerusalemme e la venuta del figlio dell'uomo, titolo. Perfetto. Il sermone profetico, segni tribolazione del tempo della fine. Bravo. Allora, no, ce l'ho già come amico Freddy, tutti quanti, ce li ho già. Ma devono mandare la richiesta, li faccio salire. Mandano la richiesta e io li faccio salire. No, lui è dentro un altro profilo, se no ci vai tu. Ah, allora secondo me ho il primo e il secondo, dai. Ma vado a vedere, allora esco da questo, vado a vedere. E mica ti perdi. Se tu ce l'hai come amico, invitalo. Va bene, è passato. Adesso sta arrivando, dai Fred. Sta arrivando. Samantha, Dio ti benedica. Allora, mentre Salvatore passa nell'altro profilo, inizio la preghiera, dai, perché sennò poi mi devo fermare. Nell'altro profilo, Salvatore, ce n'è un altro,
nell'altro profilo. No, nell'altro, fratello, sei sempre andato nello stesso, sei andato. Guarda le foto, lì sei con la camicia bianca, Angelo Picone. È meglio che salite ognuno nel vostro profilo, perché sennò succede una confusione. La prossima... No, Salvatore, sale di nuovo, per favore, lascia stare. Ognuno sta per conto suo, perché sennò non facciamo niente stasera. No, sali, fratello, sali, dai, sali ovunque sei. Smettiamolo di fare così, ognuno sta nel suo profilo. Ecco, sali. Ognuno resta nel suo profilo, se no facciamo qua, perdiamo troppo tempo. Allora non c'è né nessuno dei due, perché ci sono altri, questo è il primo, 554, sì. Poi ce ne ha altri due aperti e il terzo non c'è, il quarto non c'è, ci sono solo tre aperti. Hai coi telefoni, hai tre profili aperti. E tre sono, tre, nel profilo tre. Sì, e non c'è Freddy. C'è... Se lo trovo. No, allora lascia stare, per favore, Salvatore, lascia stare. Ognuno sta, ognuno sta nel suo profilo, perché succede confusione. Ognuno sta nel suo profilo, tanto lo stesso vi sentite. Perché siccome sono troppi i profili, non facciamo altro confusione. Abbandoniamoci nella preghiera. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo Figliolo, vogliamo venire a te, soprattutto per consolidare quello che abbiamo detto, dato che le idee le hai messo tu in circolazione, che tutto il mondo deve venire a te chiedendo perdono attraverso il tuo Figliolo Gesù. E solo così puoi dare questo permesso di una rinascita di questo mondo, di una perfezione in questo mondo e non altre cose. Allora, 498 è il profilo di Salvatore. Fred, esci di là e entri. Sono con la 554. 554. Allora, bravo, esci, bravo. 554. Samantha, esci di là e vai 554. Padre, nel nome santo del tuo Figliolo, veniamo a te per dare un senso alla nostra vita, perché abbiamo capito che senza di te non ce la faremo più. Abbiamo capito che se veniamo a te avremo la vita con la V maiuscola. Padre, abbi pietà di noi, riconducici nelle tue vie e che possiamo fare ogni cosa secondo la tua volontà, Padre. E ancora stasera benedici il fratello Fred, che era preoccupato, e ieri, ecco, sei arrivato, vedi che sei arrivato, perfetto. Ti sto seguendo e qui ti faccio anche salire, anche che sali non ha importanza, sali però non parlare, va bene? Sali, ti ho invitato, grazie di queste cose. Ti faccio gestore pure qua, così se c'è qualcuno che disturba sai quello che deve fare. Perché questi li ho fatti oggi, questi profili. Sono nuovi, nuovi di zecca. E ancora, buon Padre Celeste, benedici Mercurio, Fred, che è stato preoccupato, che aveva i battiti troppo alti, a 200 e passa. Signore, grazie che tu ci hai liberato tutte le vene e l'hai portato alla gioventù. E grazie ancora che le sue preoccupazioni sono finite, che adesso si metterà
calmo, tranquillo, sereno, e farà la tua volontà. Sì, ti ho fatto gestore adesso, fratello, sei gestore già. Padre, benedici ancora sua moglie Valentina, che si è preoccupata pure anche lei per questi battiti che aveva forte, che possa essere tranquillizzata. Signore, e ancora benedici fratello Ciotola Salvatore, che è qui con noi, benedici la sua vita, ancora aiutalo nella tua parola, fai che possa discernere ogni cosa e che possa avere benedizione abbondante anche lui. E ancora benedici la sorella Samantha, che è nell'altro profilo, benedici sia lei, e anche è venuta qui in questo profilo, benvenuta, ti sto seguendo e ti faccio anche gestore, sorella Samantha, perché questo è nuovo. Ecco, sei gestore già. Padre, benedici anche Gattaluna, che è arrivata adesso, la faccio gestore pure a lei, aggiungo. Gloria a te, Signore, alleluia. Ti sto seguendo, Gattaluna, ma tu sei sempre privata a messa, devi aggiungere la richiesta che ti ho fatto, per favore. Padre, benedici Gattaluna, benedici anche le altre sorelle che fra poco arriveranno, e soprattutto metti pace, Signore. Se c'è stato qualcosa diverso, perdoniamoci. Angelo, ho visto 5 cellulari nella tuta gold. Babbi, non richiamerà. Sì che richiamerà. Che belli che siete, uno sopra l'altro, Ciotola e Fritz. Sì, sono veramente bellissime. Sali anche tu, Samantha. Prova a salire, ti faccio salire. Prova a salire, amore. Provaci, può darsi che il Signore ti aiuta. Ti mancano pochi follower. Se vai nel mio profilo, adesso mentre parli qua, vai nel mio profilo e ti aggiungi un poco di follower, lo puoi fare pure. Padre Santo, benedici ancora Anna Pilo, benedici tutte le sorelle che stanno per salire, Signore, e soprattutto Padre, benedici tutti i fratelli, Signore, nella live dal 1994 fino adesso, tutti quelli che hanno chiesto preghiera, Signore, che possa e che possano trovare la pace, la gioia e la misericordia tua. Da quel giorno fino adesso, Signore, siano tutti vincenti, forti e coraggiosi. Gattaluna dice: Angelo, devo darti una comunicazione. Sì, amore mio, Gattaluna, dammela. Basta che sia una comunicazione buona, che sei incinta. Gloria a Dio, mannaggia, mi è scappata, se quella potesse che l'ho azzeccata. Ciotola dice: buonasera Samantha e la sorella Gattaluna, benedizione abbondante per voi, gloria a Dio. Allora Gattaluna, scrivila questa comunicazione, sto tremando dalla gioia. Madre mia, Dio mio, spero che sia una comunicazione buona. Alleluia, gloria a te. Aspetto a te, Gattaluna, che ci metti un'eternità a scrivere? Mi stai tenendo sul lastrico. Padre, fai che questa comunicazione che voglio dare a Gattaluna sia bellissima. Come lei... No, no, Angelo, no, non sei incinta. Suspense. Allora, dai... Io pensavo che eri incinta. Dai, qual è la comunicazione che vuoi dire? No, ma vuoi, no. La mia colomba ha preso
Finalmente a volare ieri, che bello! Gloria a Dio! Grazie Signore che ha aiutato la colomba di Cataluna che si è messa a volare. Amen! Alleluia! Vedi che il Signore è grande, Cataluna, fa volare pure le colombe che non potevano volare più. Gloria a Dio! Padre, grazie per questa comunicazione bellissima della sorella Cataluna, che la sua colomba ha cominciato a volare. Fai volare tutte le colombe, Signore, che prendono tutti a dare vita. Ip, ip, urra, dice Cataluna. Allora possiamo fare un brindisi. Sì, sorella Samantha, prendi l'acqua bollita che beviamo, che finisco la preghiera. Padre, nel nome santo del tuo figliolo, benedici tutti gli ammalati, i carcerati, i bisognosi, ancora gli anziani, i senza tetto, quelle persone che non hanno da mangiare. Amen. Signore, e ancora benedici che cosa hanno bisogno, Padre. Manda il tuo angelo, Signore, a mandargli tutto ciò che hanno bisogno. Signore, ti prego, Signore, benedici, Signore, chi in questo momento è in coma profondo, che sta dormendo da anni sotto la protezione di un macchinario, tenendolo in vita. Ti prego, fai che queste anime che si sono distaccate dai loro corpi stasera si sentono soli lassù nella scia dove sono, Signore, e si sentono soli e rientrano dentro il loro corpo, e mentre si svegliano vedono te davanti a loro e capiscono che tu li hai salvati. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Benedici ancora quelli che si sono divorziati da tanti anni, se sono ancora liberi, Padre, che non hanno altre persone che danno interferenze, fai che possano tornare insieme. Sì, Signore, Cataluna dice una preghiera per i senza tetto e senza acqua, 7-7. Signore, ti prego per i senza tetto e per i senza 7-7. Benedicili tutti, Signore. Ti prego, illumina queste persone. Benedici soprattutto, ancora di più, Cataluna, nella sua felicità che ha avuto di questa sensazione della colomba che è presa a volare. Fai che dei possa riprendersi in tutto, che possa diventare una santa. Grazie, Padre, ancora per Samantha, Signore, benedici Samantha, che possa diventare la donna più ricca del mondo. Benedicila, Signore, anche nell'amore, che trovi la persona giusta. Signore, fa risplendere il sole dove ci sono le tenebre. Per ognuno che si avvicina a te, Signore, stende la tua mano, Signore, e ricoprili con la tua mano potente, falli sentire a loro agio davanti alla tua presenza. Fai sì che questa notte possano essere visitate da te e possano sentire la gioia tua dentro il loro cuore e dentro il loro spirito. Una preghiera per Pippi, Signore, benedici Pippi. Grazie, Signore, benedici ancora Fredde Mercurio per le sue lattughe e per il suo corpo forte, e che possano crescere queste lattughe forti e vigorosi, dice il fratello Fred Mercurio. Un saluto anche a Nicola Guarino, uno che partecipa. Signore, fai che possa salire e che possa sentirsi a suo agio, Signore. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù.
Grazie, grazie come tu l'hai aiutato a Nicola Guerino in 3 settimane, ha preso una vita vigorosa, felice, si sentiva perduto, padre, tu hai fatto dei miracoli su di lui, continua a fare ancora su di lui, sulla sua casa e sulla sua famiglia, per Nicola Guerino, Signore. Benedicelo, Signore, accettando che possa diventare un bravo predicatore davanti a questo tuo popolo. Sì, Signore, non davanti alle chiese, ma davanti a te, Signore, mentre parlerà di ciò che tu hai fatto a lui. Rinforzalo, Signore. Grazie, Padre. E ancora, Padre, benedici me per quello che dovrei fare ancora, Signore. Ho bisogno di nuove forze, Signore. Aiutami. E benedici mia moglie, i miei figli, i miei nipoti, mio genero, mia nuora, i miei consuoceri, i miei fratelli e sorelle in spirito e le mie sorelle e fratelli in carne, cognati, parenti, tutti, Signore. Benedici ancora gli atei, che possono mollare tutto e mettersi in ginocchio davanti a te attraverso Gesù. Benedici ancora, Padre, tutti quelli che dicono che sono atei, che dicono basta fare guerra, adesso vogliamo fare solo l'amore con Cristo Gesù sulla strada di andare a nostro Padre. Grazie Padre Celeste e Padre Fred Mercurio dice coltivare la tuga mi aiuta perché con lo stesso amore coltivo la fede. Bravo, bravo Mercurio, questa è opera dello Spirito di Dio, di quello che stai dicendo. A Mosè lo ha tenuto 40 anni a pascolare le gregge. Mentre lui pascolava le gregge, Mosè è stato addestrato. A te ti sta addestrando coltivando le lattughe. Quasi quasi tu parli con le lattughe e vedi ciò che loro hanno bisogno e trasmettono a te tutto quello che tu percepisci. La fede ha sete della parola di Dio, dice Fred Mercurio. Come la lattuga ha bisogno acqua bollita. Bravo, bravo fratello Mercurio. Padre, ancora se c'è qualcuno che con l'ictus, padre, ristabiliscilo, Signore. Fai che possa buttare tutti i suoi peccati ai piedi del tuo figliolo Gesù e rialzarsi e manovrare i piedi e le mani e il busto, che era sotto ictus. Padre, se ci sono malattie nelle spalle, nella schiena, nella colonna vertebrale, nell'osso sacro, nelle gambe, se ci sono malformazioni, Padre, benedicile Signore, che tutti possano essere benedetti essendo aiutati da te, Padre. E stasera fai sì che ogni cosa torni per il verso giusto. Grazie, buon Padre Celeste. E ancora, se dimentico qualcuno, alzo la mano, Padre. Alza la tua mano sopra la mia, Padre. So che tu arrivi molto più lontano. Se avrei dimenticato qualcuno, Padre, dal 1994, che tu mi hai ucciso e mi hai fatto rivivere di nuovo una nuova vita fino a oggi. Se c'è qualcuno che soffre, ammalato, guariscilo, Signore, stasera, come se fosse un amore a prima vista, un miracolo a prima vista, un'azione a prima vista. Grazie, Padre. Stasera impungi tutte le nazioni del mondo che possono trovare il rimedio di tornare a te. Solo così possiamo vivere in questo mondo. Angelo,
Grazie Signore, grazie nel nome di Cristo Gesù, amen, amen. Sì, fratello. Angelo. Sì. Ti mi hai detto una cosa molto bella. Amen. Quello che sta facendo ora nella vita di Freddy è la lattuga, è un seme di vita, è un frutto di vita eterna. Amen. Un seme, è un seme che pianta per la gloria di Dio. Amen. E lui, il Signore, gli sta facendo seminare a Freddy lattughe come frutti di vita eterna. Amen. Benedizione per le persone. Ecco perché è preziosa la lattuga. Gloria a Dio. Perché è che nasce un frutto di vita eterna. Amen, amen. Benedice le persone. Bene, abbiamo visto che in fin della fine abbiamo trovato il nocciolo. Ogni cosa che noi facciamo positivamente è qualcosa di meraviglioso per noi. Ogni cosa che facciamo negativo è un impegno contrario al nostro organismo, al nostro spirito, e ci ammaliamo. Perciò vi dico, non pensate cose negative, perché peccate. Nicola dice shalom, shalom Nicola, Dio ti benedica. E adesso che abbiamo capito che i peccati che noi facciamo, li facciamo con la mente, ve lo dico chiaro. Non pensate che voi siete senza peccato, voi siete dei grandi peccatori come me, anch'io sono peccatore, pecco, ogni giorno pecco. Siccome abbiamo la nostra mente come... Il giusto pecca 7 volte al giorno, dice la parola. Il giusto pecca 7 volte al giorno, lo dice la parola, lo dice. Sapete perché? Perché pecchiamo con la mente, non pecchiamo con il corpo. Perdona 7 volte 7, sì. 70 volte 7. E perdona... 70 volte 7. Ora abbiamo capito che l'uomo pecca con la mente, non con il corpo. Non con il corpo, pecca con la mente. Freddy dice: io ho buttato molti peccati 2 volte oggi. Bravo. Bravo Freddy. Noi abbiamo capito che possiamo buttare i peccati, basta che andiamo in ginocchio e immaginiamo una luce potente con gli occhi chiusi. Quella luce è Gesù. Non c'è bisogno che noi vediamo Gesù. Scordatevelo, che nel momento che vedremo Gesù, per noi è tutto finito. Perché siamo lassù, insieme a Lui. Allora, se siete qua in questa terra, voi Gesù non lo potete vedere, lo dovete solo immaginare. Eh? Sì, sì, sorella Gattaluna, è vero, non guardate film splendidi. Ultimamente c'era uno che diceva: io mi guardo questi film per sfogo. No, tu ti guardi questi film perché pecchi. E no, cade... ma perché è legato ancora. Guarda quei film, è legato ancora. Ti guardi questi film, splendidi, e tu cadi malato. Tu sei, come dice fratello, no, Salvatore, entrano 7 demoni, entra di più il peccato di lui, il macigno ancora più grande. Quando noi guardiamo dei film splendidi, apriamo le porte a Satana, e Satana entra dentro di noi e coinvolge la nostra vita. E chi c'è un esempio? C'è la linea un poco male, non ti fare fastidio. Non ti fare fastidi, non ti fare fastidi, fratello. Non immaginare cose brutte, perché come immaginiamo cose brutte, noi pecchiamo. No, non fa
faccio sì. anche io, no? Sì, pecchiamo, capito? No, no, non faccio una cosa sì. E c'è la linea debole, è normale. Non ti preoccupare. Quando vedi così, magari stai sotto, non ti preoccupare, va bene? Non è, non, vedrai che la linea non sarà sempre brutta. Le tempeste arrivano, però non durano tanto, perché noi abbiamo Gesù e diciamo, per il sangue di Gesù, togli queste connessioni debole. Togli, Signore, ciò che fa cadere fratello Fred di mezzo. Se c'è qualcuno che, se c'è qualcuno che sta pensando cose male, Signore, dagli una soluzione. Non farlo cadere malato e neanche farla cadere malata, ma ungila dall'alto e benedicila, digli che perdona. Qualunque cosa c'è stato, bisogna che ci perdoniamo. Ascoltatemi, perché io ne so un po' di più. E come avete capito, io sono morto. E poi il Signore mi ha fatto alzare da terra, morto. Ho guardato il mio corpo morto. Perciò c'è qualcosa di diverso in me. A volte qui io dormo e c'è qualcuno che parla a posto mio. Quando mi sveglio, non so che cos'è successo. Lo vedrò, sapete come? Quando lo metto nel rullo 24 ore su 24, ogni giorno. Lo guardo e dico, l'altro giorno c'era Roberto e ci diceva, Robè, ma lo conosci chi è quello lì che sta parlando? Io mi sono messo a piangere. Mentre io stesso parlavo, nel filmato mi sono messo a piangere, ho detto, ma come ho potuto dire queste cose? Mi comprendete adesso? È il tuo spirito che glorifica a Dio. Freddy dice, ti sei sdoppiato. Ma non è che mi sono sdoppiato io, è qualcuno che è entrato dentro di me e ha parlato lui. È diverso. Angelo, ieri sera mi sono sentita toccata, poi non ho visto nessuno. Eh sì, perché è entrato dentro di te qualcuno e ha fatto volare la colomba. Ecco perché la colomba è volata. Ha cominciato a volare la colomba. Sentitemi, amori miei. Se vi posso chiamare amori miei, perché vi amo. A volte TikTok mi blocca la live e mi dice che le mie live devono essere vietate a 18 anni ai minori, perché vi chiamo amore miei, amore mio, amore mio su, amore mio giù, e perché vi amo. È questo amore che sta cambiando la mia vita e la vostra, perché voi prima non eravate in condizione di capire cos'è l'amore. Samantha dice, anch'io, Angelo, anche lei ama. Prima ci sentivamo delusi da questo mondo. Sì, fratello Fred, ma è Gesù che vuole salvare a tutti. Io prego solo. Carlito è ritornato. Buonasera fratello Angelo, ho avuto un soffrimento. E sali che così me lo dici, dai. Sali, vai nella live 420, quant'era 420? Salvatore, quant'era? 400? 554. Carlito, Angelo Piccone, 544. 554, scusami, questo è il numero magari. 554. Questo è il numero magari io sto dando. Guarda, come la mano del Signore, 554. 554. Gloria a Dio. Allora,
noi dobbiamo capire che se noi amiamo facciamo la volontà di Dio, se noi non amiamo stiamo giocando con Satana, perché Satana, quando c'è l'amore, lui scappa, lui non può stare vicino all'amore. Capite perché vi dico amate? Se voi amate, Satana scappa. E come vi dico adesso, mentre sale il fratello Carlito, Carlito passa 554. Aggiungetelo voi a Carlito, dai. Dateci l'invito a Carlito, toccatelo con un tacco a spillo, toccatelo con un tacco a spillo.